Ora Flauto. Flauto dentro il pallone. Portmania. Barba, tiro. Giarletta di piede. Dice no. Catapano ora. Scarica. Ma Sergio Manzi. Sergio Manzi il tiro. Sergio Manzi. Punta. Sansone. Il tiro Sergio Manzi. Per la squadra in casacca bianca. Barba dentro. Giarletta. Di piede. Indietro da Di Giacomo. Non è entrato il tiro. Respinto. Parino Santoro. Fa gol. Come spazio. Ora Vuolo però. Vuolo il tiro. Marco Leo. Marco Leo. Di Giacomo. Vince il ballo. Il tiro Taffarel dice no. E poi Manzo per Barba, è uno schema, dentro Barba, Manzo, dentro per Sansone, dentro Giarletta, cosa ha sbagliato Giarletta? Pressato da Catapano, non c'è fallo e poi Flauto, Sergio Manzi dentro, un Flauto che contropiede, poi dentro, che se ne va in contropiede, super Sansone, la palla arriva ancora a Barba, e esalta due, Santoro, il tiro fuori in misura Sansone, il tiro. Giarletta e Sansone, Giarletta contro Giarletta, Giarletta. Manzi sì, salta Garofalo, Manzi e Taffarel dice no. Catapano per Vuolo, Vuolo il tiro, Rino Santoro, Manzi, Sergio Manzi il tiro fuori. Sergio Manzi ancora Santoro il tiro, Manzi. Rino Santoro si gira e gol! Doppietta! Rino Santoro. Dentro palo! E Manzi dentro. Oh, e fa gol Santoro! Fa gol Santoro! 3-2! Beh, è chiaro che la vittoria fa tantissimo morale, soprattutto in una stracittadina come questa qua, molto sentita sicuramente da ambo le parti. Il mio compito mi porta a dire che oggi è stato una bruttissima Feldi in campo, si è vista, ripeto, che mi fa salvare solo il risultato finale, tra l'altro conseguito veramente negli ultimi istanti di gara. Sì, un po' alla fine abbiamo mollato perché avevamo un po' di assenze, qualcuno anche rinfortunato, però penso alla differenza tra l'andata e il ritorno, penso l'abbia fatto l'arbitro. Io penso che oggi, al di là del fatto dell'arbitro, penso che abbiamo dimostrato di avere una maggiore organizzazione, maggiore cattiveria rispetto ai cugini della Feldi.